puri. Senti Edoardo, partiamo con gli aforismi. Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te. Jim Morrison, l'idea ti sei fatto di chi tradisce. Il tradimento si possa perdonare, per cui non è vero che poi uno non si fida più. È vero. La fiducia si può riacquistare. Sì. Si deve perdonare. Ecco. Certo. Specialmente se il tradimento l'ha fatto un uomo, va perdonato in me. Come specialmente se l'ha fatto un uomo? Ma no! Ma no! Va perdonato. Noi siamo per la parità. Parità. Quindi sia un uomo che una donna. Vabbè, voi due sì, perdonate. Ma siamo allora in maggioranza, fate attenzione. Voleva essere una battuta. Certo, no, assolutamente. Mica l'ho preso sul serio. No, assolutamente. No, Tradimento negli anni 60 e adesso, tu che hai vissuto un po' tutte le epoche e hai cavalcato attraverso questi anni, è cambiato o comunque è cambiata la mentalità? C'è una mentalità più aperta? Cosa ne pensi? Non credo che la mentalità sia più aperta. Penso che fosse più semplice tradire. Oggi si è controllati da tutte le parti, sono telecamere di sicurezza che ti scovano, telefonini che ti dicono dove sei stato, per cui il traditore di oggi deve essere un vero professionista. In ogni caso il tradimento ha segnato anche la tua vita, assolutamente, e la tua carriera. Guardiamo insieme un filmato del 1961, vediamo Il capello. Si il capello, chiama. Primo tradimento. Sì, esatto, vedi? Io la stringevo premendo sul mio cuore, quando d'un tratto mi disse: traditor, che fini mondo per un capello biondo che stava sul cile. Sarà volato, ma come strano il fato proprio su di me. Dissi: amore, ti giuro sul mio onore, non ti saprei tradir. Ma lei rispose: non credo a queste cose, perché tu sai mentir. Tanti di col capello ha poi portato, e lui dopo averlo analizzato ha rilasciato un certificato in cui diceva di chiaro così: non è un capello, ma un crine di cavallo uscito dal baldor. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amore. Senti, Edoardo, se avevi una faccia come un bambino, proprio un candore, ti giuro, eri timido. Beh, sì, molto. Poi 60 anni fa, era il mio debutto televisivo quello, per cui trovarmi addirittura a Studio 1, che era il programma più certo. importante. Pazzesco, una cosa, veramente una timidezza, ti giuro, mi ha fatto una tenerezza incredibile. È vero. Edoardo, tu hai avuto una carriera, hai una carriera lunghissima, ma la musica diciamo che si può fare in due modi, o esibendosi o scrivendo per altri. E tu a un certo punto della carriera hai scritto anche dei pezzi molto belli. Io vorrei ascoltare insieme a voi due successi scritti da Edoardo Vianello e interpretati da una grandissima cantante italiana, Rita Pavone. Guardate. Il mondo della musica leggera è lieto di partecipare alla nascita di Rita Pavone. Perché? Un Gianni Morandi bambino all'inizio con Rita Pavone, che bei tempi, che begli spettacoli. Esatto, soprattutto Rita Pavone nella culla, adesso perché oggi chiamerebbero telefono azzurro, esatto. Perché mi lasci da sola, bimba nella culla, telefono azzurro, esatto, col bimba nella correct, culla. Vedi? Oggi non si potrebbe fare, esatto, invece esatto. Per fortuna ai tempi sì. Il politically correct, però
tu hai cantato anche canzoni dei grandi, dei grandissimi. Uno di questi grandi è che ricordiamo sempre noi, perché è stato per noi un grande poeta, Franco Califano. È vero, è vero. Vediamo questo pezzo con Vilma Goic, Semo gente de Borgata. Anche questa è la canzone con la quale abbiamo debuttato Fantastico. Disco per l'estate con Vilma. Fantastico, Vilma. Bellissimi, vediamo. Nelle grandi techerai. Semo gente de Borgata, non potevo pagare. Semo ricchi de volontà. Cuore mio, la speranza non costa niente. Quanta gente c'ha tanti sordi, e l'amore no. E stavo meglio noi e non mangiamo mai. Un inno proprio al proletariato, vero? No, la cosa straordinaria è che le tue canzoni hanno attraversato il tempo e le generazioni, le cantavano allora e le cantano oggi e tutti sanno le parole ed è una cosa bellissima. Ma passiamo al secondo aforisma per te. Eccolo qui che appare. Dentro ogni adulto si nasconde un bambino che ha voglia di giocare. Friedrich Nietzsche. Quanta voglia di giocare c'è nelle tue canzoni e c'è stata nelle tue canzoni? Beh, ce n'è tantissima, perché quando ho cominciato non immaginavo mai che fosse una carriera da percorrere, ma pensavo che fosse un gioco. Cioè, era un modo per farmi notare, per fare colpo sulle ragazze. Certo. Per sempre essere, con grande divertimento, credo che questo appartenga un po' al tuo per carattere. Per avere un punto di rivincita su altri che magari erano bravi in altre cose. Certo. E quindi era un gioco, l'ho sempre considerato tale e continuo a considerarlo tale, perché diciamo che il mio giocattolo più divertente è il palcoscenico sul quale mi devo inserire. E allora guarda, adesso voglio farti vedere un video, perché secondo me tu ti sei divertito molto più di qualunque bambino avrebbe potuto fare nel realizzare appunto queste immagini. Guardate. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nella tua salata. Rosello, ma che gioia che era per tutti noi, caro Rosello. Io non me lo ricordavo nemmeno questo film. Esatto. Io penso che stiamo per... Anch'io. Ecco, andiamo bellissimo. Ad aprire. Avanti. Avanti. Chi è? Un fantasma. Fantasma formaggino. Il fantasma formaggino. Prendo e ti spalmo nel panino. Bravo. Avanti. Ma perché mi spingi tutte le volte? Oh. Ci hai portato. Allora, siccome avete mangiato poco, Natale, Capodanno, ma io ti amo. Ho detto ecco, accomodati, dai, mettiamo qua. Ciao Edoardo, ciao. Pure ciao. Tu. La moglie di Edoardo Vianello, Frida. Oh, ecco qua. Ma che qua. Buono. Oh, che bello vederti. Allora, intanto scusate, siccome stamattina non abbiamo manco bevuto il caffè. Cioè, siamo alla puntata di Capodanno, un dolcetto, un caffettino, se si potesse avere. Il caffettino avere. Soprattutto. È tagliata bene, vedo. E vedi? Ma che da bello. Ingegnere. Intanto Frida, io voglio sapere tutto da te, perché noi abbiamo raccontato un Edoardo Vianello che da sempre nella sua carriera, nella sua vita è un uomo allegro, spensierato, giocoso. È così. Ma a casa è sempre così. È così. Anzi, è meglio, perché Edoardo è anche timido, cioè l'avete notato, no? Perché sì. Un pochino, lui è Cancro, avete sentito prima il loro sì, sì, certo. A casa è meglio ancora, cioè lui è anche un bravissimo cuoco. Ma dai. Cucina tantissimo, fa degli esperimenti, certe volte gli escono, certe volte no. Ho capito, però non ci credo che non si arrabbia mai una volta. L'ultima volta che avete litigato. Io tendo a non litigare.
dai. Brava. Brava, di che segno sei? Vergine. Beh, insomma, tendo a non litigare. Mettere acqua sul fuoco. Brava, sì. Perché cioè, inutile. Tende a non litigare da quando io mi sono rassegnato. Però dici sempre sì, quindi lei non lì. Bravo, queste sono le coppie normali come la mia, ad esempio. Brava. Perché inutile, cioè, se dopo 10 minuti torni come prima, allora che serve? Hai ragione, è una fatica inutile. Allora, in questi 15 anni, quali sono i momenti più belli che voi ricordate insieme? E quali magari i momenti meno belli? Beh, quelli precedenti ai 15 anni. Bravo, questa era la risposta giusta, grande Edoardo. Il prima di lei e il con lei. Allora, naturalmente il momento in cui ci siamo conosciuti, perché c'è la sorpresa di sapere la persona che tu stai ammirando in quel momento, quando ti darà ascolto, quando è che... E lui è bravissimo a corteggiare, bravissimo. Sì, come corteggia? Al telefono, ha una voce bellissima. Cioè, quando lo senti è un piacere che lo lasci parlare, perché poi è proprio dolce. Qualsiasi cosa dico. Beh, certo, no, questa voce tu diciamo parti già avvantaggiato. Penso in tutte le storie d'amore sia il corteggiamento la parte più bella, più divertente. Poi aver scoperto che è una donna sempre allegra, sempre allegra. Quindi che partecipa anche alla battuta più sciocca, partecipa magari dicendomi hai detto una cretinata, sì, però insomma, certo, mi dà la soddisfazione di aver seguito, certo, il mio percorso. E quindi, e poi è straordinario nel come si preoccupa della mia carriera, cosa che non mi è capitato con tante altre mogli precedenti. Lei ti segue sempre. Quante mogli? Quante? La terza, sì. Ah, anche io sono la terza moglie. Sai, però dicono che il 3 è il numero perfetto. Anche da noi così si dice. Infatti le due erano in prova. Senti, voi siete una coppia così bella che noi e la nostra band, l'Isola delle Rose, vi abbiamo voluto dedicare un pezzo solo per voi. Vai ragazzi. Che bello. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e che non sanno più cos'è l'amore. Bravi, grazie. E intanto il nostro re dell'oroscopo, sassito di coppie che funzionano e che vanno bene. Proprio Sandra Mondaini era dello Scorpione, mentre Raimondo Vianello era della Vergine. Sandra Mondaini, mentre Raimondo Vianello era del Toro. Allora noi abbiamo voluto approfittare di questo momento per rivedere una delle scenette esilaranti. Guardiamoli. Tu ti sei mai chiesto perché mi hai sposato? Sì, tante volte. Io me lo sono chiesto anch'io tante volte e non me lo ricordo più, porca miseria. Sarà stato per la tua bellezza, per il tuo fascino, per il tuo savoir play. Ma cosa fa adesso? A chi telefoni a quest'ora? Telefono, stai zitto. A una mia amica confidenziale che a lei ci confido tutto e allora lo sa. Madonna, ma a quest'ora? A quest'ora io lo trovo, così lo so. Pronto? Ciao, scusa signore Sandro, scusa se ti ho svegliato. Senti una cosa, per piacere. Quando io ti ho detto che sposavo Raimondo Vianello, perché lo sposavo? Per la sua intelligenza? No. Per la sua bellezza? Per il suo cervello? Per che cosa? Ciao, buonanotte, grazie. Cosa ridi? Ha detto così che ti ho sposato per il sesso, ma che roba! Che meraviglia, che meraviglia! Tra poco gli ultimi 4 segni dell'oroscopo e il segno di diamante, cioè il segno più fortunato del 2022. Non vediamo l'ora, ma adesso non vediamo anche l'ora di mettere alla prova il grande successo di Edoardo Vianello. Vediamo questo filmato e vi aspettiamo per distruggere anche il nostro maestro! Guarda come dondolo! Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist.
ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Vai! Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. E le mie gambe tremano, twist, twist. E le ginocchia scendono, twist, twist. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. E le mie gambe tremano, twist, twist. Le ginocchia scendono, twist, twist. Forse sono brividi, brividi d'amore. E le mie gambe tremano, twist, twist. E le ginocchia scendono, twist, twist. Forse sono brividi, brividi d'amore. Grande Edoardo, brava l'Isola delle Rose, brava le Tremarelle. Belle. Complimenti le Tremarelle. Vi è venuta la Tremarella? A me sì. A me sì.